Io spero che in sottofondo i giardinieri che tagliano alberi fuori dalla mia finestra non si sentano forte quanto li senta io. Perché è tragica la situazione, si sono messi adesso mentre io iniziavo a registrare. Comunque, tema del video di oggi, il Milano Comics and Games, l'edizione di settembre 2024, l'ultima fiera a cui sono stata. Vorrei raccontarvi cosa ho fatto nel corso delle 2 giornate e com'è stato secondo me. Una chiacchierata, così. Se ci siete stati anche voi, fatemi sapere, appena caduto un albero, fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che vi dirò. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, leggo manga, ma leggo fumetti in generale, su questo canale ve ne parlo. Oggi si chiacchiera dell'ultima fiera del fumetto a cui sono stata, ovvero il Milano Comics and Games, la fiera che pur avendo Milano nel nome, ha luogo in realtà a Busto Arsizio, in un'altra provincia. E quindi sì, bello. Comunque è un posto comodo per me, io mi muovo poco, resto nella mia zona. Di preciso si tratta di Malpensa Fiere, che è uno spazio dove organizzano altre fiere. Insomma, ci sono già stata negli ultimi 2 anni, quindi in teoria mi sono fatta 5 edizioni di questa fiera, perché c'è 2 volte l'anno, sia a maggio sia a settembre. E quello che ho potuto riscontrare io, generalmente, però appunto non è che ci vado da tantissimo, è proprio il fatto che a settembre ci sono più espositori, più artisti, più piccoli shop, più cose interessanti rispetto che a maggio, dove ho sempre visto molto meno espositori, meno cose interessanti, meno case editrici, magari. Al maggio scorso, tra l'altro, l'edizione è stata in contemporanea con il Salone del Libro di Torino, di conseguenza era chiaro che diversi espositori avevano preferito presenziare a Torino piuttosto che a Malpensa Fiere. Per esempio, ricordo che la Manga Senpai, come sempre, era presente, ma in un modo molto diverso rispetto alle altre volte in cui l'ho vista, che fosse con uno stand Manga Senpai o con uno stand Boys Love Garden pieno di BL delle varie case editrici. La Manga Senpai, quella volta al Milano Comics di maggio 2024, c'era con uno stand vuoto, dove erano appoggiati qui e lì alcuni volumi editi da loro. E questa era l'offerta Manga Senpai, con tipo, non lo so, una persona addetta alle vendite. Chiaramente erano al Salone del Libro. Chiaramente me li aspettavo questa volta. Però questa volta non è stato un granché, secondo me, questo Milano Comics. Sempre considerando che per me vale la pena andarci. Considerate che il prezzo del biglietto online tra biglietto effettivo e prevendita è venuto 13,50 euro, perché c'era appunto quell'€1,50 di commissione, ma pagandolo sul momento in cassa viene un pochettino di più. Però 13 euro di biglietto contro quello, per esempio, del Cartoomix, la Milan Games Week, che costa 25 euro, che poi va bene, è enorme, ci sono anche tantissimi visitatori. Tantissimi padiglioni, stiamo parlando di 6 padiglioni, almeno vediamo come sarà quest'anno. L'anno scorso erano 3 del comics, 3 relativi invece al gaming, che io non avevo visto neanche per sbaglio. Quindi una fiera bella grande con una mappa per visitarla, ma estremamente confusionaria. Orientarsi al Cartoomix l'ho trovato sempre molto complicato. Il bello del Milano Comics è che la mappa non c'è. Se la gente fuori che cerca di spillarti i soldi ti dice fermo, ho la mappa da darti, non è vero, sono lì appunto per spillarti i soldi, perché c'è sempre qualcuno fuori che è lì per questo. Comunque la mappa non c'è, ma dopo che ti giri i padiglioni con calma una volta, riesci a orientarti. Questo io l'ho visto dopo queste volte, insomma, che ci sono stata. È una fiera relativamente tranquilla, poi dipende dal momento che becchi. Chiaramente io mi sono fatta entrambe le giornate, è abbastanza vivibile, è abbastanza godibile e di solito ci sono tante robe belle comunque. Sempre considerando che io ho cambiato il mio approccio alle fiere, come vi raccontavo in un video shorts anche abbastanza di recente, ovvero che gli anni scorsi andavo con la mia lista manga e compravo le robe che mi interessavano, più le robe che mi ispiravano, ma spesso si trattava di cose che avrei potuto trovare anche in fumetteria. E invece adesso le fiere le considero il momento per acquistare quelle cose che in fumetteria ma proprio non ci sono, o devo ordinarmele, eccetera, eccetera. Quindi me le vivo così le fiere e per me è comunque una fiera valida.
Resta il fatto, purtroppo, che di fumetto c'era veramente ben poco. Ed è una fiera del fumetto, tecnicamente, anche del gaming. Ma non è questo il punto. Comunque, il Milano Comics si estende su tre padiglioni che sono la totalità di Malpensa Fiere. Mamma mia, come mi distraggono sti giardinieri! Abbiamo due padiglioni dedicati al fumetto, con tanto di gadget e chi più ne ha più ne metta, e abbiamo un terzo padiglione che è quello dedicato al gaming. Anche qui, non interessandomi, io nelle scorse edizioni non ci sono entrata neanche per sbaglio con le mie amiche, giravamo pian piano guardando ogni stand i padiglioni dedicati al fumetto, effettivamente motivo per cui non ci trovavamo lì. Però l'anno scorso, essendo entrata dalla parte espositori il secondo giorno, perché io la seconda giornata me la faccio a lavorare allo stand della fumetteria dove lavoro, la Comics Addiction di Busto Arsizio, che spedisce in tutta Italia e anche all'estero, e potete avere la spedizione gratis anche all'estero, contattateci, vi diciamo come, è abbastanza fattibile secondo me. Insomma, essendo entrata per lavorare dalla parte espositori, ho visto che nel padiglione 3 da cui sono entrata c'erano le granite e c'erano altri gadget, e quindi con le mie amiche ci siamo accordate e per andare a visitare anche il terzo padiglione questa volta, ma anche solo per farci un'idea, per avere un quadro completo della fiera. E c'erano cose di fumetto pure lì, quindi meno male che ci siamo entrate. E è un padiglione dedicato al gaming, forse la cosa non è indicata apertamente, però è chiaramente dedicata al gaming, quella zona con i cabinati e tutto quanto. E invece c'erano anche cose di fumetto, questo per dirvi che d'ora in poi, Cartoomix a parte perché è enorme, però proprio al Milano Comics, d'ora in poi io visiterò anche quel padiglione, e se voi non lo fate, un'occhiata datecela. Non è che ci mettete tantissimo a girarvelo, non sono enormi. Poi sono molto dispersivi, in realtà non c'erano tantissimi espositori rispetto magari alle volte scorse. Non è come un padiglione del Cartoomix super fitto di espositori. Insomma, è fattibile girarsi anche quel padiglione perché potrebbero esserci robe di fumetto, ed è stato proprio questo il caso. Ma cercando di andare con ordine, io sono arrivata con le mie amiche la prima giornata, il sabato, sabato 14 settembre. C'è un secondo giardiniere all'opera, la gatta nella lettiera. Molto bene. Perché io faccio sempre così quando si tratta di Milano Comics: la prima giornata me lo giro con le mie amiche tranquillamente, la seconda invece sono lì fissa a lavorare tutto il giorno. Di conseguenza, qual è la nostra strategia per evitare la fila fuori dalla fiera? Presentarci mezz'ora dopo l'apertura. Noi siamo arrivate lì circa 20 minuti dopo l'apertura, c'era una fila che non avevo mai visto, almeno nelle giornate in cui sono andata da visitatore. E quindi si è rimaste fuori in fila per un po' col vento, ma in realtà era abbastanza fattibile. Ci hanno fatti entrare in due scaglioni, nei momenti, in due ondate, nei momenti in cui c'ero io fuori in fila. Questo ho visto, non ci è voluto moltissimo. Però diciamo che per le fiere di zona, non lo so, io ho riscontrato questo: se si arriva quella mezz'oretta dopo l'apertura, non ti becchi tutta la fila di chi era fuori da prima per entrare il prima possibile, che a volte è lunghissima da smaltire, ma quella mezz'oretta ti garantisce di viverti meglio anche il momento in cui si entra in fiera. Diciamo che il motivo per cui io sono molto molto interessata alle fiere è anche e soprattutto la presenza di artisti indipendenti, piccoli shop con cosine interessanti e autoproduzioni che questa volta quasi non c'erano. In particolare ricordo come la mia prima esperienza al Milano Comics sia stata fantastica da questo punto di vista. Ero con una mia amica e abbiamo trovato un padiglione almeno per metà dedicato ad autoproduzioni, piccoli shop, piccole realtà interessanti, e ce lo siamo girato piano piano vedendo tutti questi stand molto piccoli, quindi tutte queste realtà ravvicinate, tantissime da vedere, da scoprire, ed è stato veramente stupendo. E lì ho incontrato anche delle amiche che erano lì con il loro stand, ma ho visto tante tantissime realtà che già conoscevo e non. Quindi stupendo, tutte le altre volte che sono stata al Milano Comics ho sperato di ritrovare qualcosa del genere, ma purtroppo non è più stato così. Sto parlando, credo, del 2022, di settembre 2022, non sono sicura comunque. Parliamo di almeno 2 anni fa.
Comunque, quest'anno la zona dedicata alle autoproduzioni, la self-area, forse era indicata con questo nome, era veramente piccolissima, più piccola che mai. Si trovava nella parte superiore di uno dei padiglioni e già capendo che era collocata lì si poteva intuire che fosse piccola perché i padiglioni sono queste stanze enormi, no, almeno Comics non tantissimo, ma sopra le quali ci sono questi corridoi che collegano i diversi padiglioni anche dall'alto perché c'è questo piano di sopra, ma appunto la parte espositori è un corridoio. Dove tra l'altro gli stand non erano neanche proprio attaccati per occupare tutto lo spazio possibile, perché non erano tantissimi. Quindi è stato veramente un peccato e non ho visto niente che mi interessava particolarmente, ma anche perché magari io cerco delle cose di un certo tipo. Qualche anno fa, probabilmente era al Cartoomix, non il Milano Comics, ho trovato diverse artiste che avevano fatto i portachiavi a tema Spy Family, che ho qua sotto, quelli a tema Il mio matrimonio felice, che adoro, ma c'era altro anche di più classico, tipo le Miu Miu, insomma, c'era tantissima roba di questo tipo che puoi trovare solo in fiera o ordinandolo dai piccoli shop di questi artisti, magari però sono oggetti che propongono per un tempo limitato perché poi esce qualcos'altro di interessante, dedicano il loro merchandising a quello e quindi ti deve capitare magari in fiera di trovarli e di trovare quello che ti interessa. E non mi è più capitato, insomma, di trovare così tante robe che mi interessavano. In questo caso anche non ho visto niente di particolare per i miei gusti, ripeto, ma la scelta era veramente limitata perché gli espositori erano pochi. E come autoproduzioni, o almeno in questa zona della self-area, chi aveva da proporre fumetti, mi sembra di aver visto solamente i ragazzi che hanno realizzato questo fumetto, che vi lascio qui perché adesso non ricordo precisamente il titolo. Io li avevo già visti anche alla scorsa edizione del Milano Comics, praticamente a offrire fumetto c'erano soltanto loro, per il resto come realtà indipendenti, autoproduzioni, piccole case editrici indipendenti, non c'era niente nella self-area, niente. Che secondo me è un vero peccato perché la ricchezza delle fiere, oltre a quegli artisti che ti fanno i gadget unici, disegnati da loro, non quelli copiati, presi da immagini con copyright, ma facciamo finta di niente, stampati e va bene così e li vendiamo in fiera, ma quelli che disegnano i personaggi che ti piacciono, ma li disegnano loro nel loro stile, ci fanno cartoline, portachiavi, eccetera. Quella per me è la ricchezza di una fiera, è la cosa particolare che trovi, gli artisti che realizzano queste cose, sempre relativi al panorama nerd che ti interessa, e le autoproduzioni, i fumetti che non troveresti altrove, che non puoi ordinare in fumetteria perché non si appoggiano a nessuna casa editrice e praticamente non c'erano, come vi dicevo. Quindi da questo punto di vista è stata un'enorme delusione perché io in queste fiere non solo mi aspetto di trovare, o almeno ci spero di trovare, qualcuno che conosco e che finalmente incontro e che finalmente mi offre la possibilità di acquistare di persona la sua opera, che magari puntavo già da un po', ma anche il fatto di poter scoprire qualche realtà che non conoscevo, poter vedere di persona un fumetto che attira il mio sguardo e che mi fa dire sì, proviamo. E io quel fumetto non lo conoscevo e lo scopro proprio in fiera. Questo a me piace tantissimo delle fiere ed è quasi mancato come elemento. Quindi direi un mezzo fallimento da questo punto di vista, assolutamente. Ma perché è stato così? Da quanto ho sentito, perché ho provato a contattare qualcuno prima della fiera per capire se ci sarebbero stati o no, hanno aumentato i prezzi per gli espositori. Forse non per tutti gli espositori, forse per quelli un po' più piccoli. Non so bene come sia questa storia, però ho sentito che hanno aumentato i prezzi e di conseguenza molti non sono venuti, insomma, c'era veramente pochissimo da vedere nella self-area, pochissimo. In compenso c'è stata una novità, ovvero una sezione sempre in alto sopra uno dei padiglioni, una sezione vietata ai minori di 18 anni e con una mia amica per curiosità siamo entrate per capire un po' come avevano strutturato la cosa, visto che la fiera ce la siamo girata tutta. Vediamo anche questa sezione, tanto maggiorenni siamo, un'occhiata si può dare.
Va detto, faccio questo appunto, che in queste fiere arriva sempre il momento ospiti che non hanno a che fare anche con il fumetto o col mondo nerd, tra cui ospiti che hanno a che fare con il panorama vietato ai minori 18, quindi non si sa perché alle fiere, di sicuro magari attirano, ma quanto potranno attirare gente a una fiera del fumetto che va lì per loro? Non lo so. Comunque sia. Io il momento ospiti non l'ho mai vissuto, forse perché me ne andavo prima, il primo giorno, forse perché il secondo giorno ero lì a lavorare, non l'ho mai vissuto, ma va benissimo così, quindi non è qualcosa di cui vi parlo. So che appunto ci sono queste personalità di cui non me ne può fregare di meno e che non hanno a che fare con il mondo fumetto e qualcun altro magari sì. Vabbè, insomma, c'era però una sezione vietata ai minori 18 relativa a illustrazione e fumetto, che era sopra uno dei padiglioni, sempre in uno di questi spazi a corridoio abbastanza piccolini. In realtà, questa sezione poteva essere anche abbastanza interessante, se non fosse che era molto molto vuota, era isolata rispetto al resto della fiera, che penso fosse proprio il punto, cioè magari prima ti capitava di trovare qualcosa di erotico in giro, ma anche semplicemente penso allo stand di Tora Edizioni, dove io mi fermo sempre nelle fiere, perché ho sempre qualcosa da prendere, un artista con cui chiacchierare, un'opera nuova che non conoscevo da scoprire, perché mi attira la copertina e dico, ecco, questa non l'avevo ancora vista. Insomma, mi fermo sempre allo stand di Tora Edizioni, c'era anche in questo caso la Tora Edizioni, però di solito ha una sezione tutta dedicata a opere con contenuto vietato ai minori 18. In questo caso non ce l'avevano esposta perché era su in quella sezione di cui vi stavo parlando, appunto. Nello specifico c'erano queste tende che facevano da siparé tra il resto del padiglione, nel momento in cui tu sali le scale e magari vuoi farti il corridoio per andare in un altro padiglione, il corridoio superiore, ponte, diciamo, perché appunto sono collegati sia se esci, sia da sotto, sia da sopra questi padiglioni. Qui su c'erano queste tende che non ti permettevano di vedere oltre, di entrare in questa sezione vietata ai minori, con una persona fuori che controllava le carte d'identità. Una volta entrati all'interno, questa sezione era strutturata un po' come una sorta di mostra. C'erano delle griglie, un po' tipo quelle cose che mettono nei cantieri per delimitare l'entrata dei cantieri. Non le ho guardate bene, adesso pensandoci mi vengono in mente quelle. Insomma, c'erano queste griglie messe un po' a zigzag che creavano un percorso che poi tu ti facevi anche in diversi modi, con attaccati dei fogli, delle tavole di diversi artisti. C'erano anche delle biografie di questi artisti e quindi tu potevi vedere cosa avevano realizzato, il loro stile, eccetera, e ti facevi il percorso e vedevi un po' tutto ciò. Ovviamente ho detto che era una sezione invitati minori di 18 anni, tutta al femminile, tutta al femminile, quindi non è che c'era la parte potenzialmente dedicata a chi vuole vedere anche gli uomini, ma tutto molto al femminile, ma come era da immaginarsi, però insomma. Facciamo un appunto preciso su questa sezione che era fatta proprio a mostra, in cui tu seguivi il percorso che preferivi, ma bene o male c'era pochissimo da vedere, ma anche entrando e vedendo che appunto le tavole erano appese su queste griglie, che non saprei definire meglio di così, tu vedevi che era vuota questa sezione perché ci vedevi attraverso, vedevi fino in fondo, queste tavole che erano illustrazioni o che erano pagine tipo di fumetti di questi diversi artisti. Arrivando in fondo c'erano degli stand, ma erano lontani, in mezzo avevi un sacco di spazio per passare fregandotene, non guardandoli. Non lo so, secondo me non sono state proprio valorizzate queste opere o comunque gli ospiti che stavano in questa sezione. Per me avrebbero potuto magari dedicargli un angolino in un padiglione, in basso, non sopra, farlo tutto molto più ravvicinato, fare sì questa parte di esposizione, magari mettendo dei pannelli che separavano dal resto della fiera, del padiglione, la tenda sempre in mezzo per entrare, per fare il controllo dei documenti. I pannelli che facevano da mostra e gli stand, i tavoli un po' più vicini, così tu passi per forza, guardi e non lo so, per dargli un po' più di valore a quello che offrivano.
Io cosa ho visto? Questi stand vuoti. Stand vuoti con il nome magari dell'autore che non era ancora arrivato, non lo so, l'ho notato da una parte, dall'altro non mi ricordo, c'era uno stand vuoto di qua, uno stand vuoto di là e in fondo poi ce n'era un altro che era quello della Tor Edizioni, se non sbaglio, che aveva la parte dedicata proprio al vietato ai minori di 18 con due persone, non so se uno dei due almeno era un autore, però erano praticamente lì da soli in un angolo sopra in questa zona completamente vuota della fiera. Boh, l'idea poteva anche starci, secondo me va gestita meglio. Non mi aspetto di rivederla alle prossime edizioni e comunque non mi aspetto di rivederla così nel caso, perché, ma io non credo funzioni. Ditemi voi se ci siete stati, magari in un momento in cui c'era più affluenza, ma lo spazio per passare tra uno stand e l'altro, tra un tavolo e l'altro, era talmente tanto che tu potevi passare in mezzo a fregartene, non guardarli neanche quello che offrivano. Ti vedevi le mostre, ti vedevi un po' di nudo. A posto, passa oltre, non andarci dagli artisti. Non lo so, non poteva essere fatta meglio, secondo me. Mio parere personale, ovviamente. Che poi anche in questa sezione si poteva giocare un po' di più perché si poteva contattare qualche artista indipendente che si occupa di appunto arte di questo tipo. È caduto un altro albero, credo. Mi sta dando un mal di testa questi giardinieri qui fuori, ma che non avete idea. Si poteva contattare degli artisti indipendenti, piccoli artisti, piccole realtà che si occupano proprio di contenuti vietati minori, contenuti erotici, magari facendogli un'offerta interessante per invogliarli a partecipare, così ti trovavi la Tor Edizioni con le sue opere, magari qualcosa di vintage che è sempre erotico che ha il suo pubblico, quindi con un piccolo stand dell'editoriale Cosmo, per esempio, mi viene in mente loro come casa editrice che hanno questa offerta, mi pare, se non mi sto confondendo, ma anche artisti indipendenti, così tu ti trovavi tanta offerta diversa per diversi interessi, arriva l'appassionato di erotico vintage di autori italiani, arriva l'appassionato di cose un po' in stile manga, sempre magari di autori indipendenti che hanno quello stile, non lo so, e metterci qualcosa anche di BL, di più maschile, anche poco, offri anche quello, non fa parte di questo comunque, vabbè, è proprio per dire più ricchezza di offerta. Sarebbe stato meglio perché era vuota quella sezione, era veramente vuota. Detto ciò, come ho vissuto la fiera io? Lo so che il discorso è molto a caso quello che sto facendo, ma è un video proprio chiacchierato. Ma spero che non vi dia troppo fastidio. Comunque, io sono arrivata relativamente presto con le mie amiche, sapendo che al mattino ci sarebbe stato meno caos e che probabilmente avremmo girato l'intera fiera al mattino. Ci abbiamo messo molto meno delle volte scorse, perché abbiamo trovato molte meno cose che ci interessavano. Non ci siamo mai fermati a chiacchierare con autori, ma non siamo neanche rimaste ferme a pensare lo compro o non lo compro, mi metto in fila per comprarlo. È stato molto veloce, abbiamo trovato molte poche cose di nostro interesse. Quindi diciamo che per le 12 noi la fiera l'avevamo girata tutta, che di solito ci mettiamo un'ora in più. E magari andiamo avanti ancora un po' prima di fermarci e decidere cosa mangiare. Ah, dopo vi faccio un appunto anche sulla parte cibo. Sono rimasta molto colpita. Però, insomma, non è stato, cioè, è sempre una bella esperienza il Milano Comics, è sempre una bella fiera che ha tante cose da offrire, tante cose da vedere, sia che vi interessi il fumetto, i videogiochi, il mondo delle carte, i giochi da carte collezionabili. I gadget che siano peluche, ma anche magliette, le figure, assolutamente c'è tanta roba bella da vedere. E comunque si tratta di passare una bellissima giornata. Io questo non lo metto in dubbio e il Milano Comics mi piace tantissimo, la trovo molto vivibile come fiera, molto godibile rispetto a un Cartoomix che è veramente un casino. La Milan Games Week è un casino, è bellissima, però il Milano Comics offre meno, è più tranquilla ed esci meno devastato quando hai finito di girartela. Qualche anno fa avrei detto che magari offriva anche meglio del Cartoomix. Adesso, ma vedremo come sarà il Cartoomix, però non mi sento di dirlo. Case editrici presenti. Nessuna, no, nel senso qualcuna c'era, ma non c'erano quelle di manga. La presenza manga al Milano Comics è esigua, è qualcosa di ridicolo. E sempre in calo.
ed è molto triste. E quello che vi dirò riguardo alle edizioni scorse, in realtà potrei confonderlo con quello che ho visto invece al Cartoomix, ma lo dico comunque per fare un confronto con l'edizione di adesso, quindi scusate se mi confonderò. Ma io ricordo che in alcuni casi le case editrici, le ho viste, quelle grosse di manga, intendo la Planet, la J-Pop, la Star, ma anche la Magic Press una volta, mi sembra che c'era al Milano Comics. Diciamo che non me le aspetto, però spero di trovarle. Non c'erano, assolutamente non c'erano, come non c'erano i grandi shop di manga che le altre volte mi sembra c'erano. Forse la volta scorsa no, ma anni fa li ho visti, forse, può essere. Mi sto riferendo a Mangayo, Star Shop, queste realtà non case editrici, ma che appunto sono grandi shop, soprattutto di manga, non c'erano assolutamente. Quindi se tu eri libri manga, dove li trovavi? Dagli stand delle fumetterie, che erano tipo 3 o 4. C'eravamo noi di Comics Addiction, che di solito portiamo serie complete, variant, edizioni particolari, cose particolari. Questa volta abbiamo portato qualche novità, tipo il volume 1 del manga di Magic the Gathering, però diciamo che spesso puntiamo su cofanetti, serie complete, che accorpiamo noi. Una serie di 4 volumi, compriamo tutti e 4 i volumi. Cellophane, prezzo scontato, si porta in fiera. Quindi noi puntiamo su offrire questo, che altri non fanno, mi è parso almeno lì. Ma c'è spesso anche una fumetteria che ha cose nuove, ma soprattutto usato, volumi singoli, qualcosa di completo impacchettato. E quindi io sono molto contenta di vedere questa realtà perché mi ricorda le fiere dei bei vecchi tempi, una roba che non si trova più, mi è parso di capire, l'usato scontato in fiera. C'era la Games Time di Saronno, almeno mi sembra sia quella di Saronno, insomma un'altra fumetteria di zona che le altre volte non ho visto con manga, magari mi sbaglio, questa volta qualcosa ce l'aveva, c'era un altro stand che aveva dei manga, però poco altro, insomma l'offerta manga veramente, veramente limitata. E per questo quando con la mia fumetteria si pensa a cosa portare, ordiniamo roba perché tra poco c'è una fiera. Io ci tengo particolarmente a quello che porteremo, pensando proprio a cosa potrebbero avere gli altri, a quanti altri stand dedicati al manga ci saranno, perché saranno pochi, con poca offerta, magari con l'offerta che si focalizza su cose di un certo tipo, non lo so. Quindi io tengo molto alla parte manga quando si pensa a cosa porteremo in fiera, perché siamo tra i pochi rappresentanti del manga, quindi è importante portare qualcosa, qualcosa di bello, qualcosa di interessante. E ovviamente nel mio caso penso tanto anche al BL, all'offerta BL, perché è un po' la mia nicchia di competenza, ma abbiamo anche tanto altro ovviamente, però c'è sempre quell'angolettino BL, LGBT in quello che portiamo. Un'altra realtà che mi aspetto di trovare sempre, ma perché l'ho trovata sempre, salvo l'ultima volta, come vi dicevo, era la Manga Senpai, che sia con uno stand loro, a nome loro, o con uno stand a nome Boys Love Garden, che sono sempre loro, o comunque un loro partner, ma di solito c'era, quelle volte dove ho beccato quello stand, c'era proprio il boss di Manga Senpai, e insomma, quella è la Manga Senpai nella mia testa. Non c'erano. Non c'era neanche Boys Love Garden con la sua enorme offerta di BL, della Flashbook e di altre case editrici. Non c'era assolutamente la Manga Senpai. Ci sono rimasta abbastanza male perché lì di solito si trova tanta robina bella. Ma come altre case editrici, chi c'era invece? La Torre Edizioni che offre fumetto italiano, manga italiano. Loro c'erano, per fortuna, sono una garanzia, portano anche gli autori. Stavolta non c'era nessuno con cui mi sono soffermata a chiacchierare, però ho visto qualcuno che già conoscevo, ho visto anche qualcun altro e mi sono recuperata delle robe che mi interessavano, però è stato un momento molto veloce, mentre di solito mi fermo fissa al loro stand e ci sto tanto e ci spendo sempre almeno una certa cifra, che questa volta non è stato così, ma la tua edizione è una garanzia e la tua edizione porta agli autori, gli dà valore agli autori. E permette di incuriosire davvero con ciò che offre, perché cavolo, c'ha gli autori, si vede che ci tiene. E questa è un'altra ricchezza delle fiere, le case editrici che portano gli autori. Non mi riferisco a quelle giappo, certo, anche quello, in questo caso non ce n'erano, mi riferisco proprio agli autori italiani, è proprio l'occasione per questo. E di solito lo fa solo la Tora, ahimè, che tristezza. Però lo fa almeno la Tora, e quindi bene.
Poi c'era la Dada Editore, potrei sbagliare, aveva opere che in generale non mi interessavano, più stile fumetto come stile artistico. Ho intravisto qualcosa con i robottoni, però aveva uno spazio questa casa editrice, quindi c'erano anche loro, ve la nomino, non li conoscevo come realtà. C'era la Sprea, che ha delle riviste, ma che ha anche dei manga magari un po' vintage, un po' dei classici, diciamo. Quindi c'era la Sprea, che non avevo mai visto le altre volte. C'era la Toshokan segregata nel padiglione dei videogiochi. Non si sa come mai. Insieme a qualcos'altro, qualche altro gadget, ma la Toshokan era nel padiglione dei videogiochi. Tant'è che il secondo giorno una cliente che si è fermata al nostro stand della fumetteria a chiacchierare, che avevo già visto in un'altra edizione di questa fiera la scorsa, e mi ricordo che avevo chiacchierato con lei, infatti l'ho riconosciuta. Dopo un po' di chiacchiere, di consigli rispetto a ciò che avevamo, mi ha detto se per caso avessi visto se c'era la Toshokan, perché ricordava che era lì vicino al nostro stand la scorsa edizione, e io gli ho detto sì, è nel padiglione dei videogiochi, quindi gliel'ho detto io dove era, ma perché chiaramente se ti interessa il fumetto e magari hai poco tempo, vuoi vederti bene bene quello che c'è, magari non ci vai nel padiglione dei videogiochi, ma come facevo io, e invece c'era altra roba di fumetto in quel padiglione. Ve lo segnalo, nel caso facciate così anche voi, per le prossime edizioni non si sa mai. Per non parlare del fatto che avevano le crepe nel padiglione dei videogiochi. La volta scorsa come case editrici ho visto presente anche la Dainit, mi sono stupita perché non l'avevo mai visti loro, che avevano sia i manga ma anche i DVD, e invece in questo caso la Dainit non c'era, ma come non c'era la Magic Press, a livello di case editrici questo. Potrei aver dimenticato qualcuno, ma credo di aver reso l'idea, in realtà non credo di aver dimenticato qualcuno. Momento cibo, io di solito in fiera mi porto il mio cibo, perché voglio essere sicura di mangiare qualcosa e di non dovermi adattare. Però in realtà al Milano Comics c'è sempre qualcosa all'interno dei padiglioni, in prossimità delle porte di uscita per andare al padiglione successivo. C'è sempre qualcosa, c'è uno stand tutto dedicato alle ciambelle. Era una roba enorme, incredibile. Ma poi c'è sempre lo stand del Bubble Tea, che ha anche i takoyaki e che aveva anche tipo un raviolone. Insomma, c'è anche roba giappo, roba asiatica. Ma soprattutto la maggior parte degli stand del cibo si concentrano all'esterno, nella parte di Prato Finto che sta tra la zona entrata-uscita e i padiglioni, e quindi c'è questo spazio dove trovi di tutto e di più. A volte ci sono anche le specialità siciliane, come questa volta, ma anche qualche edizione fa le ho viste. L'edizione scorsa mi sembra c'erano gli arrosticini, che tipo non lo so, non so cosa c'entrano, ma va bene, insomma, si può trovare di tutto e di più. Questa volta quello che mi ha lasciato stupita era che c'erano gli onigiri all'hummus, che è tipo la cosa che io amo, una delle cose che io amo di più nella vita, l'hummus. E quindi c'erano gli onigiri con vari ripieni, tra cui quello. E io non li ho presi perché avevo il mio cibo, ma non farò così nelle prossime edizioni. Se vedrò qualcosa che mi interessa, lo prenderò, e piuttosto il mio tramezzino me lo mangio a cena quando sono a casa. Poi le patatine fritte non mancano, e le ho sempre viste in uno stand che fa i panini. Ho sempre visto loro, in questo caso li ho riconosciuti, sempre loro sono, che aveva anche i burger vegani. Ben tre scelte, e quindi il mondo sta cambiando, come dice qualche creator che seguo. Quindi in realtà la scelta era veramente tanta, tra panini con i ripieni più vari, onigiri, gyoza, takoyaki, dolci di tutti i tipi, c'erano le specialità siciliane, salate e non, ma c'era un botto di roba tra cui scegliere. Quindi ma l'offerta cibo, anche le altre volte ho visto cosa c'era, ma niente aveva colto il mio interesse davvero. Questa volta magari ci ho fatto più caso io e mi sono accorta che c'erano quelle cose. Le volte scorse semplicemente non me ne ero accorta. Non lo so. Però tanto offerta cibo, i prezzi sono quelli che sono. Tipo le patatine 5 euro, però era una bella porzione. Ma insomma, potete immaginare come siano i prezzi in fiera, ma ci sta, per non portarsi dietro qualcosa di preparato prima da noi, per vedere cosa troviamo in fiera, c'è una bella scelta, quindi sì, molto molto bene da questo punto di vista. Il pomeriggio della prima giornata, il mio capo mi aveva detto: vieni allo stand che
che ti facciamo montare un modellino. Fermati almeno un'oretta, ti diamo un model kit e te lo lasciamo montare. Vi lascio qui il risultato. Mi sono divertita, ci ho messo meno di quanto avrei pensato, quindi lo sapete, magari avevo già montato un model kit, questo era il mio secondo e quindi bello, è stata molto carina come cosa, mi sono divertita appunto. E quindi ho fatto anche questo, poi gli ultimi giri per ultimare gli acquisti, considerando quello che avevo già visto che mi interessava e che magari mi aveva fatto dire torno dopo. Quindi una bellissima prima giornata di fiera con l'immancabile bubble tea per concludere al meglio il giro. Seconda giornata, quella da espositore. Io sono stata appunto dalla mattina, quando la fiera ha aperto, fino alla chiusura, a lavorare allo stand della fumetteria Comics Addiction, dove ho visto sempre molta, molta affluenza. Questa edizione più delle altre, nel senso che di solito nel momento della pausa pranzo c'è poca affluenza, è tutto molto tranquillo, ti puoi mettere anche lì in piedi a mangiare e se un cliente ti chiama, metti via e lo servi. Invece stavolta no. Sì, comunque il momento cibo c'è stato, ma è stato continuamente interrotto, che va benissimo, so che è così. Noi siamo lì a mangiare, ma siamo lì proprio perché intanto siamo anche a disposizione. Però io ho notato che le volte scorse sono riuscita relativamente a mangiare tranquilla, mentre mi guardavo intorno, mentre curavo i clienti e vedevo se qualcuno aveva bisogno, chiaramente con anche i miei colleghi presenti. Invece stavolta è stato un continuo fermarmi e servire clienti e rispondere a domande. E niente, positiva come cosa. Cioè, ho visto una continua affluenza. Dal punto di vista lavorare in fiera, esperienza da espositori, è stata molto molto positiva questa volta, mi sento di dire. Però, raga, fatemi dire un'altra roba. Secondo me non c'era il clima adatto dentro quel padiglione per i fumetti. Proprio non era l'habitat dei fumetti. Adesso io prendo in mano questo volume per farmi capire, per provare a farmi capire. Però noi avevamo i nostri fumetti tutti esposti lì, chiaramente, sia le serie impacchettate, sia i cofanetti, sia i volumi unici, lì belli sullo stand, sul nostro tavolo. Bene, io penso che c'era un'aria, boh, secca. Non lo so, fa caldo dentro i padiglioni, ovvio. Ma io non ho mai visto con i miei occhi, nelle altre 2 volte in cui ho lavorato in uno stand in fiera, quella fiera, non avevo mai visto una situazione così. Non era proprio l'habitat dei fumetti, è stato un habitat che li ha messi alla prova. Contate che questo volume è relativamente sottile, ma non so se avete presente Sorairo Flutter, che è un volume alto così. C'è un volume alto, alto così. Sono 3 volumi in uno. Sorairo Flutter se ne stava così, da solo, era lì così, nessuno l'aveva sfogliato, era così, stava così. Ma per nominarvene uno, con un consistente numero di pagine, quindi con un certo peso, per farvi capire. Ma in realtà avevamo altri volumi che la sera, quando poi un cliente ha deciso di prendere un certo volume che stava attirando tantissima attenzione, molti si fermavano a parlarne, molti si fermavano a sfogliarlo. E la sera del secondo giorno, finalmente, un ragazzo ha detto: ok, lo prendo. L'ha preso in mano. Era croccante quel volume, era croccantissimo e non arrivava così dal negozio. Era tutto croccante. E infatti ci ha detto: ma per caso ne avete un'altra copia? E no, noi avevamo solo quella copia. Quindi non era veramente l'habitat per i fumetti. Sono rimasta male per questo. Cioè, i fumetti stavano così da soli, appoggiati, così, da soli. Fumetti non sfogliati da nessuno per almeno tutta la seconda giornata, così stavano. Non so se si possa prendere nota di questo e fare qualcosa in merito le prossime volte. Ma volevo dirlo perché l'ho visto, non voglio far finta di niente. Non era l'habitat per i fumetti. E stiamo parlando di 2 giornate di fiera, più certo una nottata, anzi due, perché penso che tutte le varie cose vengano portate lì il venerdì sera. Non è una parte della fiera che io ho mai vissuto.
Però è una fiera del fumetto, cavolo, non era proprio l'ideale, oltre al fatto che mancava per la maggior parte il fumetto, cioè mi aspettavo molto, molto più fumetto. Credo di aver detto un po' tutto quello che c'era da dire. Io sottolineo ancora che il Milano Comics è una bellissima fiera, l'occasione di passare una bellissima giornata vedendo cose belle, ora di sera. Anzi, ora di metà pomeriggio gli occhi sono stanchi e fanno male perché dovevi star lì a vedere tutto. Questa è sempre la mia situazione da fiera. Anche se non si acquista, c'è tanto da vedere. Magari è l'occasione per incontrare altri appassionati che arrivano un pochettino più da fuori o anche della stessa zona. Ci si incontra lì, ci si incontrano autori, si incontrano personalità che stanno dietro alle case editrici. Se sono presenti le case editrici, quindi per quelle presenti, insomma, diciamo, è l'occasione per scoprire nuove realtà, per vivere una giornata circondati da ciò che amiamo e da altri appassionati di quelle stesse cose che amiamo, quindi ne vale sempre la pena. Mi è parso che le edizioni di settembre siano sempre meglio di quelle di maggio, che offrano sempre qualcosa di migliore, anche in quanto a quantità di espositori, però magari questa è solo una mia impressione. Questa volta non sono rimasta del tutto soddisfatta, ma mi sono divertita, ho fatto i miei acquisti e ho passato delle bellissime giornate. Tirate le somme anche voi in base a quello che vi ho detto. Non era assolutamente per parlare male di una fiera che in realtà amo e che aspetto sempre, ogni anno, quelle 2 volte l'anno. Per me è una garanzia, ma sicuramente ci si potrebbe lavorare su un po' meglio, incentivando le piccole realtà a partecipare anziché a scappare altrove. Ma detto questo, mi raccomando, se avete fatto anche voi un giro al Milano Comics, questa volta soprattutto, ma anche nelle scorse edizioni, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se magari avete riscontrato le stesse cose che vi ho detto anch'io. Vi lascio qui un altro video da vedere in attesa dei miei prossimi contenuti, un nuovo video a settimana, il martedì, degli shorts nel corso della settimana. Un tempo fa ho pubblicato anche degli shorts sui miei ultimi acquisti in fiera alla scorsa edizione del Milano Comics, dovreste trovarlo nella playlist dedicata alle fiere del fumetto che c'è sul mio canale, pubblicherò qualcosa del genere relativo agli acquisti di questa volta, anche stavolta prossimamente. Quindi vi invito a iscrivervi per non perdervi niente di tutto questo. Io vi saluto e vi do appuntamento sempre qui ad un prossimo video.